Buongiorno Guido e ben ritrovato. Buongiorno Alexandre, buon pomeriggio a tutti. Guido, vorrei partire ovviamente con un commento dell'apertura odierna. A che cosa è dovuto questo ottimismo secondo te delle trimestrali, che sono tutto sommato abbastanza buoni, o si tratta ovviamente dell'inizio di una nuova era, non solo per gli Stati Uniti, ma anche per Wall Street con la nuova amministrazione Biden? Beh, sicuramente la nuova amministrazione Biden il mercato anticipa sempre, però come dicevi in apertura, le trimestrali delle banche, Morgan Stanley è tornata sui livelli del 2008, anche se è ancora lontana dai massimi storici del 2000, però nell'anno della pandemia praticamente ha annullato a livello di prezzo quella che è stata discesa dai massimi di Lehman Brothers. E stessa cosa per Goldman Sachs e JP Morgan, quindi come vediamo il settore bancario in America cresce oltre a quello tecnologico, contrariamente all'Europa. In Europa le banche sono messe male perché riflettono molto l'economia reale, e invece le banche americane, facendo business in tutto il mondo e avendo anche un mercato dei capitali più aperto, riescono a fare più profitti. Quindi sicuramente il mercato sconta Biden, che ha già annunciato spese a livello pubblico che possono preoccupare quello che è il bilancio del debito pubblico. Però è necessario in tutto il mondo, adesso ci stanno tutte politiche espansive e anche la Fed ha detto che agirà in questo senso, quindi manterrà le politiche espansive per tutto il 2021, anche se ci sarà inflazione. E a proposito dell'inflazione, forse quella può essere la sorpresa del 2021, perché iniziamo a vedere come si affaccia su quelle che sono ad esempio le materie prime agricole. Dopo la pandemia, durante la pandemia, le materie agricole sono scese e poi sono salite e sono tornate sui livelli del 2014. Questo un pochino riprende, riflette quello che è stato ad esempio l'investimento di Bill Gates sui terreni, la paura di future carestie dovute alla pandemia, la popolazione che sulla terra aumenta e le risorse scarseggiano, e la pandemia potrebbero far aumentare il prezzo del cibo, delle materie prime, e quindi portare all'inflazione. Quindi il 2021 sarà probabilmente il tema dell'inflazione, che potrebbe essere però un problema per i debiti pubblici e per il settore obbligazionario, ovviamente. Ecco, sicuramente sì. Intanto andiamo ad analizzare velocemente i titoli che si stanno muovendo tantissimo oggi. Io vorrei partire con Netflix. Ti sembrano ragionevoli i livelli attuali? Questo rialzo del 14%, prezzo a 571 dollari per azione. Beh, a luglio era arrivato su questi livelli, come vediamo, sta sui massimi storici e sicuramente da luglio è entrato in questo range laterale molto ampio e molto volatile, perché il range del titolo è da 475, 72 nella parte superiore, nella parte inferiore invece è arrivato a 4,71. Quindi ancora in questa fase ampia laterale, e questo è l'effetto dal Covid. Dal Covid, prima del Covid stava a 3,94, 3,90, è sceso a 2,92 e poi praticamente ha fatto questo rally. Quindi in questa fase potrebbe essere una fase di distribuzione dopo questa salita, dove c'è una lotta tra compratori e venditori, ma ancora non si capisce chi vincerà, perché il titolo dopo pochi giorni si trova sui minimi di 461 e subito dopo ritorna su verso 570. Quindi staremo a vedere, perché se finché non uscirà definitivamente fuori da questo canale prolungato e ampio, sicuramente non darà una direzionalità per quanto riguarda il futuro. Ecco, andiamo a vedere velocemente anche Morgan Stanley. Come abbiamo già ribadito più volte anche con te, la prestazione delle banche è stata ottima. Beh, ovviamente ci sono stati anche dei punti non così soddisfacenti, però maggiormente la situazione sia piuttosto positiva. Che cosa ci dice Morgan Stanley a livello grafico? Beh, a livello grafico siamo tornati ai prezzi, abbiamo superato quelli del 2000, dei massimi del 2007, siamo in area dei prezzi del 2000. Nel 2000 il titolo stava su questi valori di 77,5 e arrivò ai massimi di 91, di 91 dollari. Quindi sicuramente se c'è un'impennata dei prezzi, bisogna vedere questa impennata se è dovuta anche da quelli che sono i profitti da trading, da profitti di mercato finanziario piuttosto che di economia reale. E questo logicamente avrebbe un significato diverso, perché appunto la finanza va verso una via e l'economia reale verso un'altra. Però aver rotto, superato i massimi del 2007, secondo me è un emblema importante, perché vuol dire mettersi alle spalle Lehman Brothers. C'è una nuova presidenza che sta partendo, anche se in difficoltà, però sappiamo che i cicli presidenziali sono sempre generalmente rialzisti, quindi da qui a 4-5 anni probabilmente potrebbe aver superato questi 90 dollari, che erano i massimi del 2000.
Andiamo a vedere anche Procter & Gamble. Hai detto bene, ci sono tante le sfide per la nuova presidenza, non sarà facile. Andiamo a vedere velocemente anche Procter & Gamble che ha riportato le trimestrali, c'è stato un aumento dei consumi negli States, i consumi, le necessità da casa, ciò nonostante però il titolo cala dello 0,64%. Secondo te è una buona opportunità d'acquisto? Ancora no, perché vedete da 145 dollari sono i massimi che ha toccato quest'anno a novembre e da lì non è riuscito a superarli. La discesa l'ha portato sulla media mobile a 200, dove si sta appoggiando, e dobbiamo vedere se tiene questa media mobile e potrebbe se no scendere ancora a 128. Quindi io aspetterei ancora per un eventuale acquisto, ma tecnicamente appunto da 145 dal 16 novembre il titolo non ha più la forza. Può riacquistare una forza rialzista solo se torna sopra 135. Vedete, 135 hanno fatto prima da supporto, da pavimento, adesso li ha rotti e pericolosamente sta scendendo. Quindi per un acquisto di medio-lungo periodo deve tornare prima sopra 135 il titolo per poi riattaccare i massimi storici. Per quanto riguarda una view ribassista, logicamente sotto 128 può scendere velocemente e arrivare fino a 115. Allora, intanto ci sono un po' di commenti dei nostri telespettatori. Intanto ti chiedo un parere su General Electric e poi condivido con te, Guido, l'opinione di un amico di Le Fonti TV, ovviamente una persona che ci scrive spesso, che non è d'accordo con la tua opinione per quanto riguarda le banche europee, perché dici che Intesa è passata da 1,3 a 1,95. Però ciononostante è difficile però paragonare le banche italiane a quelle americane. Sì, allora un attimino che intanto prendo General Electric. Allora, eccola qua, la prendiamo qua quotata. Ok. Ah, sicuramente no, su General Electric purtroppo, ecco il grafico, ok. Se non sbaglio questa è quotata il 9,38 come prezzo. Ed è un titolo, il classico, quando c'era Jack Welch c'era un altro titolo, sicuramente dai massimi è lontana, però ha trovato una base il General Electric e praticamente da quando ha recuperato i 7,50 il trend è rialzista di breve e quindi per un trade di breve può rivedere i massimi del 21 febbraio e quindi tornare in zona 12, 12 dollari. Però più di questo non me la sentirei di dire adesso perché sicuramente dopo questo trend ribassista molto ampio è una fase laterale molto prolungata e il trend rialzista verrà solo sopra i 12 euro. Quindi se supera definitivamente i 12 dollari, scusate, può avere un'inversione del trend. Questo è quanto riguarda General Electric, mentre prendo Intesa. Scusa, mi sono perso No, no, dicevo soltanto che uno dei nostri telespettatori diceva che appunto non è d'accordo con la tua Sì. Beh, opinione che le banche europee, diciamo, sono in difficoltà. se io guardo i prezzi, se vedo i prezzi, Intesa sta a 1,92 adesso e nel 2008 quotava 5,77. Diciamo che Morgan Stanley è arrivata su quei livelli, è tornata ai livelli del 2007. Non è solo una questione di prezzo, è anche una questione di utili, dividendi, riacquisto azioni, business. In America le banche vanno meglio sicuramente, mentre le banche europee, non solo Intesa, è lontanissima. Tutte le banche europee, Deutsche Bank, tutte le banche francesi, sono lontanissime dai massimi del 2007-2008, cosa che non è avvenuta per le banche americane. Possiamo prendere Goldman Sachs, pure Goldman Sachs ha un grafico addirittura che va su nuovi massimi storici. Quindi oltre a JP Morgan, se prendiamo Goldman Sachs, vedete, ha superato i massimi del 2007 e sta su nuovi massimi storici. Quindi la storia delle banche a livello grafico e a livello di fondamentali tra America, Europa e Italia c'è un abisso. L'America sta molto più avanti, mentre il valore di prezzo e anche forse di bilancio delle banche europee e italiane rispetto al 2008 sta molto molto indietro. Allora, Guido, ti chiedo ultimissima domanda perché poi dobbiamo chiudere. Stellantis intanto prosegue la corsa a Wall Street, in questo momento prezza 17 dollari per azione, poco più di 17, in rialzo dell'1,18%. In 2 minuti proprio, il tuo parere su Stellantis? Ah, sicuramente vedete, ha raggiunto i livelli del 29 giugno, facendo riferimento al grafico di FCA, e sicuramente può attaccare e arrivare nel breve a 15 euro. Per quanto riguarda di breve, è un titolo che
come vedete, è acquistato e diciamo la curiosità, io ho fatto anche un articolo, un post, nel primo giorno di contrattazione in Italia il 23%, il 5% del controvalore era del tutto l'indice a Stellantis, l'altro ieri era il 30%, oggi è tornato al 15%, quindi c'è meno interesse perché con la quotazione in America sicuramente c'è più flottante in giro, però come vedete sale lo stesso, con maggiore difficoltà ma sale. A mio parere 15% sono un target non ambizioso ma che poi ha la portata del titolo da qui a fine mese. Oltre non saprei, aspetterei un attimino. Grazie mille a Guido Gennacari, Trading Room di Roma, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento. Grazie, buon proseguimento di pomeriggio e settimana a voi.